Per loro è un'occasione di riscatto, l'opportunità di poter ripagare in qualche modo la società civile. Per la scuola si tratta di una manutenzione necessaria. E così due detenuti del carcere Due Palazzi di Padova, dopo aver frequentato un corso di formazione professionale, sono stati scelti per poter effettuare i lavori di tinteggiatura delle aule del liceo Fermi, un'iniziativa che lo scorso anno aveva visto altri due carcerati eseguire alcuni lavori edili nella scuola Belzoni e che quest'anno si ripete grazie a un protocollo di intesa siglato nelle scorse ore nel carcere Due Palazzi. Una persona che si impegna in un progetto di pubblica utilità si sente parte della collettività, si sente vivo, partecipe e quindi questa è la cosa veramente spettacolare, no? Cioè non solo sconti la pena, ma dai anche un contributo per la collettività, è una forma di riscatto, no? Una forma di riscatto, anche se vogliamo una forma di riparazione nei confronti della collettività esterna. I lavori si svolgeranno dal 2 luglio al 9 agosto e dal 19 agosto al 9 settembre. I detenuti prescelti, dopo un'attenta selezione, si recheranno da soli al liceo Fermi per lavorare e qui saranno seguiti dai tecnici della provincia e da alcuni volontari del gruppo Operatori Carcerari. Emozionati, Vucri e Salvatore, questi i loro nomi, hanno spiegato cosa significa per loro questa opportunità. Comunque sono contento di partecipare. Per la preside del liceo si tratta di un messaggio importante da trasmettere ai suoi ragazzi. Il pensiero e anche la parte successiva che faremo di informazione e di presentazione del progetto è sicuramente un valore educativo e anche di cittadinanza, visto che quest'anno cittadinanza e Costituzione sono entrati a pieno titolo anche nel corso degli esami di Stato. Dopo questa esperienza, l'impiego di detenuti per lavori di pubblica utilità dovrebbe essere estesa anche a collaborazioni con il Comune di Padova. Io non trovo per niente scandaloso che i detenuti possano contribuire a far parte, per migliorare per esempio la città, no? Come è in progetto un'idea con il sindaco di affidare un parco a qualche detenuto oppure di fare la manutenzione delle strade, per esempio i San Pietrini.